Ciao ragazzi e benvenuti su Gastrip Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere 4 linear fill, 4 gospel chops, qualcuno li chiama in un modo, qualcuno li chiama nell'altro modo, ma comunque alla fine sono la stessa cosa, diciamo, praticamente. E oggi voglio farvi vedere questi 4 fill, chiamiamoli fill, che funzionano sempre e possono essere utilizzati in qualsiasi genere, in qualsiasi contesto voi suoniate. Più che altro voglio farvi vedere 4 fill da semplice a sempre più difficile, quindi un po' per tutti, diciamo, perché c'è una storia dietro, ma pian pianino adesso vado a spiegarvi tutta questa storia qua. Ci saranno un bel po' di cose da dirvi oggi, soprattutto una notizia super bomba. Ma ve la dico dopo la sigla, quindi sigla! In pratica oggi è una giornata molto 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 importante perché è appena uscito Linear Box, il mio nuovo corso tutto dedicato al mondo dei linear, al mondo dei gospel chops e soprattutto al mondo dei fill che tanto funzionano bene, diciamo, e tanto sono fighi da suonare. Perché sono tra i passaggi, tra i miei preferiti. Chi di voi mi segue già mi avrà visto un sacco di volte fare dei linear, avrà visto un sacco di video sui linear, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di prendere tutto questo mondo qua e portarlo in un corso, appunto Linear Box, che è un corso con più di 6 ore di video, c'è un manuale all'interno con più di 80 pagine, quindi oltre alle 6 ore di video avete anche praticamente un libro con tutte le trascrizioni, avete delle basi scaricabili su cui suonare, su cui esercitarvi, avete la possibilità di commentare ogni video sul mio sito www.gastubedrums.it che vi lascio qui sotto in descrizione e soprattutto è scontatissimo, devo dire, perché essendo uscito oggi sarà a prezzo di lancio fino al 24 luglio alle 23.55, quindi sarà scontatissimo, ve lo dico, questa volta l'ho scontato veramente tanto, per poter permettere a tanti di voi di poter fruire di tutto il materiale necessario e quindi di poter imparare veramente a suonare in linea, a fraseggiare in questo modo, a creare dei fill efficaci che funzionano molto bene. Secondo me una delle cose più importanti e rivoluzionarie, diciamo, del corso è come è strutturato, perché ho deciso di non fare il solito corso in cui si parte da le basi, pian pianino si va su, solo esercizi, solo coordinazione, eccetera eccetera, ma ho deciso di fare un corso pratico, cioè che va subito al punto, che vi dà subito delle idee utilizzabili. Più che altro la cosa importante è che è diviso in 6 livelli e ogni livello va a trattare lo stile linear, quindi il modo di suonare di un batterista. A parte il livello 1 in cui vediamo proprio le fondamenta, negli altri livelli andremo a vedere Mike Portnoy, Mario Duplantier, Kate Carlock, Benny Grab e Vinny Colaiuta, quindi analizzeremo dei fill iconici di questi batteristi e con un percorso super graduale, molto semplice, proprio passo dopo passo vi aiuterò, andremo insieme, cammineremo insieme in questo percorso per riuscire a creare dei linear come ad esempio questi qua che vi voglio far vedere oggi. Partiamo dal primo, un linear abbastanza semplice perché sto parlando del linear 3. I linear, per chi non sapesse cosa sono i linear, sono dei fill composti da mani e piedi insieme, sono degli incastri tra mani e piedi, e il linear 3 è 2 colpi di mano, 1 di piede. Questo è chiamato linear 3, 2 colpi di mano, 1 colpo di piede. Se io vado a farlo in sedicesimi, ad esempio, posso andare, se voglio creare una battuta completa di passaggio, posso andare a fare queste 3 note loopate nel tempo, quindi per più volte consecutivamente, in questo modo. Come faccio a sapere quando finisce una battuta? Se voglio fare in sedicesimi, una battuta di sedicesimi è composta da 16 sedicesimi, quindi in tutto dovrò andare a fare 16 note tra rullante e gran cassa. Basta fare i conti, 3, 6, 9, 12, 15, quindi 5 volte il linear 3 più un colpo. Sentite in un groove. Sentite? Proviamo a tirarlo un po' su di velocità.
Ovviamente questo linear qua è fatto solo sul rullante per farvi capire, ma possiamo anche andare a spostarlo sul set, mantenendo sempre lo stesso numero di note, ma spostandoci. Proviamo a spostarci in senso orario sulla batteria e vediamo cosa succede. Ok? Questo è ad esempio un modo di interpretare il linear. E poi ci sono tanti altri modi che vi faccio vedere in Linear Box, il nuovo corso che è uscito, ve ne faccio vedere uno, ad esempio quello di utilizzare sempre lo stesso linear 3, quindi sempre gli stessi colpi, ma splittati, quindi divisi tra due tamburi, ad esempio. Fatto così sembra un po' me, ma fatto così. Quindi prendete il linear 3 e provate a giocarci un pochettino. Andiamo avanti, secondo passaggio, manteniamo il linear 3, quindi due colpi di mano e uno di piede, ma andiamo ad aggiungere anche un altro linear, che è il linear 5. Tutti i linear vengono denominati con un numero in base a quante note hanno al loro interno. Il linear 5 è composto da 4 note di mano, quindi in questo caso partiamo dal rullante, e una nota di cassa. Ricordatevi, linear 3, due mani, una cassa, linear 5, quattro mani, una cassa. Quindi abbiamo detto che nella nostra battuta di sedicesimi abbiamo 16 sedicesimi. Se io voglio fare un linear completo di una battuta composto sia da linear 3 sia da linear 5, io potrei fare ad esempio 3 più 5 più 5 più 3. 3 più 5 più 5 più 3 quanto fa? Fa 16. Quindi ci stiamo perfettamente in una battuta. Quindi sarà linear 3, due volte linear 5 e poi di nuovo linear 3. Quindi in tutto. La cosa molto interessante dei linear e la cosa su cui faccio molta attenzione nel corso è la possibilità di far fare linear sia a batteristi un pochettino più principianti, quindi principianti intermedio, sia a batteristi avanzati, perché la velocità ci fa tantissimo. Io un linear lo posso fare così. Ma lo posso fare anche così. E ovviamente la difficoltà tecnica è completamente diversa. Posso farlo sempre sul rullante come ho fatto prima, ma come ho fatto prima vi faccio vedere anche un'interpretazione sul set, presa sempre ovviamente dal corso. Un'interpretazione potrebbe essere fare tutti i linear 3 normali sul rullante, quindi due colpi sul rullante, cassa, mentre i linear 5 fare i colpi di mano come rullante, tom 1, timpano, timpano e ovviamente cassa. Quindi linear 3 normale e linear 5 così. Facendo tutto insieme avrò 3 più 5 più 5 più 3. Stiamo andando veloce, la cosa bella sempre dei linear è che si va veloce, ma in realtà non si va così veloce con le mani. Se io facessi solo mani sarebbe questo. Quindi la maggior parte di voi probabilmente riuscirà ad andare a questa velocità, ma mettendogli la cassa in mezzo sembra molto più veloce.
Quindi è una figata pazzesca. Andiamo avanti, stavolta voglio andare ad inserire i rudimenti. C'è proprio tutta una sezione dedicata a Kate Carlock all'interno del corso in cui inserisco i rudimenti e lo facciamo con un altro linear, che è il linear 6. Il linear 6 è come il linear 5, quindi con 4 colpi di mano, ma 2 colpi di cassa. Quindi il linear 6 è questo qua. E facendo il linear 6 io decido anche, giusto per darvi sempre qualche input in più e per farvi capire anche un po' all'interno del corso che cosa c'è, lo faccio in sestine, non più in sedicesimi. Una battuta di sestine, quindi stiamo parlando di mondo ternario, ha 24 colpi all'interno di una battuta. Quindi se io vado a fare 6, 12, 18, 24, quindi devo fare 4 volte il mio linear 6. Facciamo un groove un po' shuffleizzante, così entriamo nel mondo delle terzine, e poi vi faccio tutti i linear 6 sul rullante. Cosa è successo? Ho un problema, cioè ho 2 colpi di cassa in fondo e poi ho il crash, quindi dovrei fare teoricamente 3 colpi di cassa vicino per riuscire anche a suonare il crash sull'1. Quindi faccio 3 volte il linear 6 e poi mi stoppo in questo caso. Come potete vedere non è niente male, questo è Kate Carlock ma anche già un pochettino verso il livello 5 dove c'è Benny Grab. Quindi adesso voglio però andare a mettergli la dinamica e quindi i rudimenti. Ho 4 colpi da fare con le mani all'interno del linear 6, quindi potrei andare ad inserire un paradiddle, perché il paradiddle se fatto una volta sola ha 4 colpi. Usiamo il paradiddle con tutti e due i colpi singoli accentati, quindi... farò questi 4 colpi e poi andrò a mettere i miei 2 colpi di cassa. Ovviamente la prima volta paradiddle di destra, la seconda volta paradiddle di sinistra. Vedete che ha tutto un altro sapore? E questo è un linear, avreste mai detto che si potevano mettere dei paradiddle all'interno dei linear, però non è finita qua, perché ovviamente stiamo andando un po' su di livello man mano che andiamo avanti con questi linear, quindi voglio andare a interpretare anche questo, cioè voglio andare a suonarlo con l'accento di destra sul timpano, solo l'accento, le ghost le farò sempre sul rullante, quindi il mio paradiddle che era questo, adesso diventerà... e il paradiddle di sinistra, che era questo, adesso diventerà... facciamolo lento. Ovviamente poi potete tirare sulla velocità in base alla tecnica che ognuno di voi ha. Però vedete che questi feel sono veramente una bomba, non preoccupatevi, adesso ve li sto facendo così e ve li sto facendo vedere in questo modo spiegato
così, faccio questo, per farvi capire anche che cosa c'è all'interno del corso, ma lì dura appunto, come vi ho detto, più di 6 ore e quindi c'è proprio tutto spiegato bene dall'inizio e poi si va avanti. Quindi c'è tutto un percorso con tutto trascritto, quindi anche tutti i film che state vedendo oggi ci sono tutti trascritti all'interno del PDF che trovate in Linear Box. Ultimo passaggio che vi voglio far vedere è un passaggio un po' collaiutiano, quindi arriviamo al livello 6 del corso Linear Box, in cui tratto di collaiuta e oltre a tutti i leak e i fill che vi faccio vedere di collaiuta super fighi, siamo ovviamente nella parte avanzata, ci sono anche dei leak, dei passaggi con i flam. Quindi io vado a fare un passaggio tornando in sedicesimi con un linear 5, con un flam all'inizio. Quindi linear 5 era questo. Vado a fare un flam di sinistra, quindi un flam con la ghost di destra e l'accento di sinistra tra timpano e rullante. E poi come diteggiatura utilizziamo la dinamica, utilizziamo i doppi colpi, già come abbiamo fatto nel fill prima, andiamo a fare mano forte come ghost e poi accento. Quindi i 4 colpi del linear 5 saranno flam, ghost ghost di mano forte, accento di mano debole. Prima eravamo nel linear 6, quindi avevamo 4 colpi di mano e 2 di cassa. Qui siamo nel linear 5, quindi 4 colpi di mano, 1 di cassa. Quindi dopo flam, ghost ghost, accento, cassa. Andiamo a mettere a tempo questa cosa, anche se sembra una cosa impossibile. Allora, linear 5 in sedicesimi, quindi 16 colpi all'interno di una battuta, 5, 10, 15, quindi 3 volte linear 5 più un colpo da solo. Quindi farò. Così sono arrivato a 15 perché ho fatto 3 volte linear 5 e poi ancora un accento. E poi ricomincio il groove perché ho finito la battuta, quindi. Ecco qua, come potete vedere questo è abbastanza avanzato, è abbastanza strano anche come linear perché sembra un po' tutto fuori tempo, ma in realtà è solo una questione di spostare gli accenti. A me sono sempre piaciuti tantissimo i linear, infatti sono super gasato di aver fatto questo corso perché sono proprio contento di averlo fatto, sono contento per come è venuto tutto, perché è veramente molto graduale e vi può portare a suonare i linear da zero fino a cose del genere come vi ho fatto vedere adesso e poi ancora cose più difficili. Quindi io vi chiedo di farmi sapere qui sotto cosa ne pensate voi dei linear dei Gospel Chops, se vi piacciono queste tipologie di fill. Vi ricordo che il mio corso Linear Box è in sconto per una decina di giorni fino al 24, quindi mi raccomando affrettatevi perché è in sconto pesante. Trovate tutto quello che vi serve qui sotto in descrizione, c'è il link, andate. Soprattutto potete lasciare anche la vostra mail per ricevere dei contenuti gratuiti anche del corso, in modo tale da poter capire se è un corso che fa per voi, se è un corso che non fa per voi, se non lo so, se vi piacciono queste tipologie di fill, perché vi do già un pochettino di esercizi, ci sono alcuni video gratuiti appunto dove potete capire e imparare già qualcosa. Quindi io con questo la finisco qua, se vi va lasciate un like, iscrivetevi al canale, tutto quanto.
Qui sotto, mi raccomando, c'è il link, trovate tutto quello che volete su Linearbox. Se avete bisogno di altro, scrivetemi qui sotto nei commenti, io vi rispondo al volo. Vi ringrazio per aver visto il video alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!